Polo di innovazione Art Italia per l'artigianato artistico e di pregio abruzzese sbarca a Malta e conquista l'isola. Uno showroom con eccellenze artigiane dell'Abruzzo ha monopolizzato l'attenzione di molti buyers locali e tante sono state le opportunità commerciali per gli artigiani di casa nostra. Art Italia sbarca a Malta, com'è andata? È stata un'esperienza straordinaria, direi, un momento di crescita sia individuale che professionale. E io credo che sia indispensabile ancora di più oggi aprirsi al mercato internazionale. E quanti giorni siete stati in mostra? Siamo stati una decina di giorni in mostra, sia ospitati in una bellissima sala dell'Istituto Italiano di Cultura e sia al foyer del Teatro Reale restaurato da Renzo Piano, quindi due location molto suggestive, e centrali alla Valletta di Malta, in cui c'è stata una grandissima affluenza, cosa che speravamo, ma insomma siamo rimasti favorevolmente sorpresi, anche perché era un periodo di carnevale che è molto sentito a Malta, per cui c'è stata tantissima affluenza, c'era tantissima gente. E che oggetti avete mostrato e esibito? Io ecco, voglio ringraziare i protagonisti sono stati appunto gli artigiani, le eccellenze dell'artigianato della regione Abruzzo, e sono Elisabetta Di Bucchianico e Dario Oggiano di Arago Design, le ceramiche di Giuseppe Liberati, Georg Reinking che lavora il ferro, Alessia Fatone il vetro, Walter Zuccarini che è un eccellente ebanista, e Italo Lupo ed Isabella Lupo, orafi di Pescara. Altri orafi sono Antonio De Fabritis, Francesco Rubini e Mauro Pacella. Hanno partecipato tutti con grande entusiasmo, con grande passione, e devo dire che hanno trovato anche un grande interesse, e tanti contatti, tante richieste di contatto e di collaborazioni, quindi tante occasioni di business. Insomma, questo artigianato artistico abruzzese va forte. All'estero. Sì, assolutamente sì, ma va forte in generale, perché lo dobbiamo promuovere e deve essere valorizzato, deve essere soltanto conosciuto, perché altrimenti è di una bellezza incredibile. Cosa farete proprio per farlo conoscere nel mondo come polo? Appunto, io dicevo che è importante l'innovazione, è importante promuovere anche i co-working, workshop per far crescere e per aiutare anche l'innovazione sia tecnologica sia di processo a appunto imprese che comunque sono micro imprese, però oggi è importante quanto insomma, soprattutto la internazionalizzazione. Noi abbiamo avuto una bellissima esperienza, anche se tra mille problemi e difficoltà, poi superate insomma dalla grande passione che gli artigiani mettono in tutto quello che fanno. Però ovviamente Malta è relativamente vicina, pensare di andare in luoghi più lontani è difficoltoso proprio per il trasporto di manufatti di pregio. Quindi voi a cosa avete pensato? E quindi stiamo pensando ad una internazionalizzazione tecnologica, ad una piattaforma che porti i manufatti degli artigiani, delle eccellenze artigiane in 3D nel mondo, per una concretezza maggiore, per far conoscere i manufatti ancora prima di portarli all'estero. Una preview. Assolutamente sì, credo che la tecnologia vada sfruttata al meglio, per cui noi intendiamo aiutare con la tecnologia anche le eccellenze dell'artigianato. Art Italia è una società consortile costituita da quasi 100 imprese artigiane che è diventata soggetto gestore del Polo di Innovazione Regionale dell'Artigianato Artistico e di Pregio dell'Abruzzo. Il Polo intende promuovere e sostenere lo sviluppo e l'innovazione dell'artigianato artistico e di pregio nelle sue varie espressioni, localmente e nel mondo.